Antract, l'intervista. La luna su Torino, una città che io per esempio confesso che non lo sapevo, è sul 45esimo parallelo. Tu l'hai detto anche prima in conferenza stampa, l'ho letto anche in un'intervista che nella presentazione, diciamo nel pressbook del film che uscirà, lo ricordo ancora, il 27 di marzo. E questo 45esimo parallelo come equilibrio, perché è alla metà esatta tra il polo nord e l'equatore, un 45esimo parallelo dove tu sei nato e che per te ha un fascino particolare, giusto? Beh sì, c'è questo fatto molto privato mio, cioè di essere nato in un paese, Casalmaggiore, che è esattamente attraversato il 45esimo parallelo, e di essere andato inconsapevolmente a vivere poi a Torino, a 300 metri dal 45esimo parallelo, dall'altra parte della pianura padana. Ci ho fatto già almeno 2 film e mezzo su questo tema, mi affascina molto perché da una parte c'è questa idea arcana di essere a metà del mondo, senza che te ne rendi conto sei alla stessa distanza dal polo e dall'equatore, sei in questo senso di medietà e anche di equilibrio, una bella metafora del camminare su un filo. Però dall'altra parte, visivamente, qua parlo da regista, dice: beh, cos'è il 45esimo parallelo? Beh, se lo guardi è la pianura padana, il niente. Ma proprio lì credo sia il bello, che devi sforzarti di inventare una visione nel niente. E cioè è molto facile avere dei paesaggi esotici fantastici, ma invece nella quotidianità devi applicare la fantasia. E la fantasia è la prima partenza per essere felici, credo. La fantasia è quella che usano gli artisti, certamente. Facevo prima l'esempio in conferenza stampa di Ariosto, che sul 45esimo parallelo anche lui, perché lì stava, si affacciava dal suo castello e vedeva i mongoli, i tartari, e si inventava i poemi cavallereschi. Ecco, quello forse è il risultato estremo, massimo, ma la semplice idea di fantasticare, per esempio nel mio film, quello del 98, che si chiama Sul 45esimo parallelo, c'era questa immagine a cui sono molto affezionato di due operai che pulivano una statua di Papa Giovanni in una piazza della Bassa, e a me questa idea del Papa pulito in una piazza lì così come tante mi sembra meravigliosa. Non so cosa voglio dire, però è come un'illuminazione. È l'idea che c'è qualche cosa che ti sorride dentro la realtà. E se tu applichi questa disposizione allo sguardo, questa voglia di scoprire, si tratta certo di fermarsi e guardare, cosa che nella vita moderna non è mai facile fare, ma proprio perché non è facile fare diventa una bella antidoto, una bella medicina. Quanto è difficile produrre, tu ti sei prodotto da solo anche in questo caso, è già, non è la prima volta, e quanto è difficile oggi poter portare al pubblico un cinema di qualità che, per quanto mi riguarda, una volta che al pubblico ci arriva, il pubblico lo apprezzerebbe. È sempre stato difficile, è diventato un po' più difficile negli ultimi 6 o 7 anni perché credo sia mutata l'antropologia del cinema, cioè innanzitutto io credo che il cinema abbia perso autorità, meglio autorevolezza. Nel senso, una volta andare al cinema era una roba importante, era un uscire da un mondo per entrare in un altro. Tutta questa ritualità del cinema si è persa, i multiplex non sono quella cosa lì. I multiplex sono contenitori in cui la gente vede delle cose proiettate, vedi che il rapporto che c'è con lo schermo non è di rispetto. Quando dico rispetto non sto dicendo che erano i film drammatici, cioè anche le commedie, però se guardavi le commedie di Billy Wilder c'è un altro rapporto rispetto a quello che c'è adesso se vedi Checco Zalone, insomma. Questa roba qui è mutata e quindi è difficile per autori che sono cresciuti con un'altra idea di cinema, senza, per questo vuol dire essere vecchi o giovani, ma con un'altra idea di cinema, riuscire a trovare il terreno comune per parlare alla gente che c'è. Oltretutto non c'è stato cambio di generazione. Il fatto che ci sono le nuove tecnologie ha fatto sì che quelli che avevano 30, 40 anni, 10 anni fa, adesso ne hanno 50 e non escono di casa. Perché è difficile, lo vedo sulla mia pelle, parlo proprio da 55enne. Quelli che dovevano prendere il loro posto, al cinema non ci vanno. O vanno a vedere l'evento, o vanno al multiplex, o scaricano. Tutto questo ha cambiato l'ontologia stessa del cinema. Quello che a me fa un po' paura è che tutti i film stanno diventando sempre più delle grandi macchine da intrattenimento, che lo sono sempre state e va benissimo. Io faccio le commedie, mi piacciono le commedie. Però è come se, finito quel grado lì, fossero un po' come i videogiochi. Non hanno un contenuto se non nel momento in cui li usi. Il cinema è sempre stata un'altra cosa invece. Ecco, questa profondità del cinema si sta perdendo e quindi se vuoi fare dei film da indipendente che mantengano questa aura, è difficile perché chi ha i soldi non è interessato a questo, guarda il botteghino, in una maniera anche un po' stupida, perché poi tante volte la
qualità paga, solo che non c'è voglia di investirci prima. Dopo fanno tutti i discorsi adesso, appunto. Tutti a mettersi la medaglia, per esempio, della grande bellezza, ma come ricordava l'altro giorno il produttore del film, che tra l'altro ha cominciato a fare il cinema con me nel 94, faceva il runner su Anime Fiammeggianti, Nicola Giuliano, una persona deliziosa, quando è andato a proporre il film a Medusa, Medusa ha detto sì, però se il film perde i soldi li metti tu. Dopodiché tutti sono bravi a saltare sul carro del vincitore. La Luna su Torino, nelle sale dal 27 di marzo, straconsigliato assolutamente. Grazie mille al regista Davide Ferrario. Grazie a voi e spero che vi rivedo al cinema. Entr'acte.